radiobari.com. Persone speciali su Radio Bari. Ebbene sì, un'altra persona speciale questa mattina in diretta su radiobari.cult. Io ho veramente il piacere e l'onore di avere in collegamento telefonico Nabil de Radio Dervish. Buongiorno Nabil. Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti. Buongiorno Nabil, allora io sono molto contenta, lo ripeto, di averti in collegamento telefonico, anche perché insomma parleremo di un evento che si terrà proprio tra pochissimo, alle 12 all'Auditorium La Vallisa, poi ci saranno repliche il domani e dopodomani, il 17 maggio. Sto parlando di uno spettacolo particolare, Le Mille e Una Notte. Che spettacolo sarà, Nabil? Bene, è uno spettacolo, vabbè, lo dice il nome stesso, sarà uno spettacolo di un immaginario, di fantasie e di incontro. Un'altra volta, insomma, raccontiamo la nostra passione per sia per l'incontro, sia per questo immaginario fantastico. È stato sempre una fonte di ispirazione per il nostro lavoro e per le nostre creazioni musicali e letterarie. Questo progetto, Le Mille e Una Notte, è un altro dei tanti incontri che ci hanno arricchito durante questo nostro percorso umano-artistico. I Radio Dervish e la musica dei Radio Dervish incontrano il teatro delle ombre con le sue suggestioni immaginifiche e questi due linguaggi intrecciati, le musiche dei Radio Dervish e il teatro delle ombre di Silvio di Gioia, si incontrano per narrare uno dei capitoli, il classico dei classici, diciamo, della letteratura, ma non solo fantastica, la letteratura che oramai è diventata parte fondamentale di chiunque, insomma, a livello globale, a livello mondiale, pur essendo partite, diciamo così, da quel remoto Oriente pieno di racconti fantastici e di ma anche insomma sono per quanto possano essere così dei racconti fiabeschi, ma ci riportano così come dei testi sacri e testi spirituali sono pieni, sono colmi di simbologie, di miti, di narrazioni evocative che davvero ci portano ci mettono in contatto con un patrimonio di conoscenza e di sapienza che è sempre appartenuto all'umanità e ha sempre mosso i passi dell'umanità nella storia, nelle proprie esplorazioni, ma anche nelle sue scoperte durante i secoli. Si dice sempre che l'immaginazione e la fantascienza precede, diciamo così, viene, anticipa e preannuncia la scienza. Quindi, insomma, se non fosse stato magari il tappeto volante delle Mille e Una Notte, forse non si sarebbe posto qualcuno il problema di inventare l'aereo, o così come, insomma, questo racconto delle Mille e Una Notte, ci stanno una infinità di racconti, diciamo così, che hanno ispirato, insomma, tutto il resto della letteratura, ecco sì. Mettiamola così, è un po' la nostra realtà. Sarà sicuramente uno spettacolo che sposerà, come dicevi tu prima, la vostra musica, la musica dei Radio Dervish, il vostro spirito. Io ricordo l'appuntamento alle 12 oggi durante la conferenza spettacolo all'Auditorium La Vallisa, invece domani, venerdì e sabato 17, ci saranno gli spettacoli che, cioè, insomma, vorrei sottolineare che sono rivolto a tutti i bambini di tutte le età, assolutamente, cioè fanciulli e adulti, e possono venire all'ex Viri di Noicattaro alle ore 21. Alle ore 21. Grazie mille Nabil per essere intervenuto in trasmissione, ovviamente io aspetto te insieme a tutto il resto del gruppo qui in studio, insomma sarebbe veramente bello avervi qui, però vi faccio un grandissimo in bocca al lupo per questo spettacolo. Grazie mille Nabil di Radio Dervish. Grazie, buona giornata. Buona giornata a te. Noi siamo in chiusura invece, io restituisco la linea alla TV in maniera molto molto veloce, noi continuiamo su Radio Bari 88.8, radiobari.net. Ringrazio per la regia di Telebari Federico Semplice e mi raccomando, continuate a sentirci su Radio Bari. Tanti auguri Marti, un bacio grande, ciao a tutti!